dire che ho avuto la fortuna di leggere da subito la sceneggiatura, cosa che capita raramente, perché i tempi di lavorazione in genere sono molto veloci e si lavora già su un premontato. Il racconto ispirato, anzi tratto dal libro di Catena Fiorello, era talmente coinvolgente dal punto di vista emotivo, delle immagini che suggeriva, diciamo, immediatamente mi sono messo al lavoro e ho cercato di fissare in due temi le emozioni riscontrate nella lettura del testo. Per la piccola Lucia ho pensato a una sorta di Nina Nanna, un tema con note molto vicine, per in qualche modo esorcizzare. Nella storia c'è il distacco di questa Lucia dalla famiglia, che è costretta a emigrare in Francia, e lei viene lasciata dalla nonna. E la scelta di usare delle note molto vicine era per darle un senso di sicurezza. E il tema fa così, il tema di Lucia. Per Nonna Maria, detta anche Donna Maria nel film, ho scelto un tema in realtà speculare rispetto al tema di Piccirida. Sono le stesse note, ma esposte al contrario. Questo per creare questo legame fortissimo che c'è, nonostante la sua rigidità. Lei è molto rigida con la piccola Lucia, tenta con ogni mezzo di tenerla lontana dagli affetti della famiglia. E poi si scoprirà perché. La scelta di usare lo shooterbox è strategica, nel senso che è un suono fermo, è un bordone, quindi rappresenta la staticità, l'impossibilità di scappare fuori questo suono. E per una scena del film molto importante, mi sembrava la condizione migliore per poter entrare nel sentimento della scena. Il cleofono, questo strumento strano, invece ricorda quasi un suono interiore, una voce interiore, che non riconoscibile, e quindi molto, molto personale. Sono le due componenti di una scena molto importante: la staticità, l'impossibilità a scappare, questo lamento interiore profondo, questa voglia di urlare. I temi poi sono stati elaborati per grande orchestra. Abbiamo i temi principali che vengono suonati dall'orchestra, che si alternano però a questi suoni di strumenti particolari, suoni da strumento solista. Prima il cleofono con lo shooter box, un altro strumento che ho molto utilizzato nella colonna sonora
Leroux è molto particolare, anche questo ricorda una voce, quasi una voce strozzata, interiore, profonda. E sono suoni anche che ovviamente ricordano una Italia degli anni 60, fine anni 60, l'ambientazione della pellicola, di una terra, in questo caso un'isola della Sicilia, ancora rurale, con suoni ancora legati alla tradizione popolare. Oltre agli strumenti che abbiamo visto, c'è anche il clarinetto turco, ci sono tanti strumenti. Uno strumento molto importante utilizzato è il violoncello. Per il tema affidato al violoncello, mi sono affidato ad un giovanissimo musicista, Leonardo Bertozzi, 19enne, talentuoso, così come a Ciro Del Gaudio con il violino, a musicisti più maturi, come Giuseppe Lorenzoni con viola e violino. Riccardo Corso, un elemento fondamentale. Ci sono due temi esposti, i due temi principali suonati in maniera incredibile, magnifica, da Riccardo Corso. Devo dire che non conoscevo Paolo Licata, il regista, e immediatamente però c'è stato feeling, intesa. Ci siamo confrontati su alcune scelte ed eravamo molto in accordo. Lui è stato molto bravo a portare un libro così difficile, un tema così difficile, a trattarlo con estremo garbo.